Io più che parlare di integrazione fallita o commentare speculazioni politiche o meno sull'immigrazione, credo che sia molto semplice, bisogna parlare di un fallimento complessivo della gestione dell'immigrazione in Italia, ma questo non da ieri, non da 2 anni, da 3 anni, direi da diversi anni. E ci sono dei precisi elementi che hanno portato a questo enorme fallimento, noi lo diciamo ormai da 4 anni in Parlamento e poi da 3 anni anche nel Parlamento europeo. Il primo elemento, lo sappiamo, è il Trattato di Dublino che in 3 versioni dal 1990 è stato approvato dai nostri governi, che obbliga lo Stato in cui Sì. sbarca un immigrato alla sua identificazione. Da qui che cosa succede? Succede che noi essendo esposti, come è noto nel Mediterraneo, anche se da lì non vengono i flussi principali, entrano da noi tantissimi, tantissimi richiedenti asilo, ma poi sappiamo che il 90% e oltre in realtà finiscono nella clandestinità. E qui comincia quella zona grigia, per cui ho anche parlato sia, come dire, con degli immigrati clandestini che ti dicono sì, ma tanto ci fermano in mezzo alla strada, ci lasciano andare. Ma perché li lasciano andare? Le forze dell'ordine. Perché c'è, ad esempio, non è solo problema il reato di clandestinità tale per cui le forze dell'ordine devono fermare, li devono denunciare, devono portare in galera, deve cominciare anche un procedimento penale, il quale tra l'altro impedisce un espatrio, cioè il rimpatrio per via amministrativa. Quindi è un fallimento complessivo. Quindi è Posso lo Stato, no, ma continuare dico, è lo Stato nei che si sta dettagli. castrando con le sue Allora poi cosa mani? succede? No? Vengono lasciati in giro, non vengono più controllati e qui c'è un problema evidentemente di carenza delle forze Certo. dell'ordine, per cui credo che in tutti i tagli che sono stati fatti dal governo con questa situazione sta diventando esplosiva, bisognava agire in una maniera diversa. Una città come Milano, che è stata abbandonata a se stessa da tutti i governi negli ultimi 4-5 anni con tutti i flussi di, in particolare siriani, ma altri che abbiamo visto in stazione centrale, lì vicino al Pirellone. Beh, Milano, come tutte le grandi città, penso che anche a Roma non ci sia una situazione molto diversa, poi si finisce ad avere quartieri come quelli Quindi insomma è di colpa dello Padova. Stato se oggi abbiamo una Ma no, è colpa situazione del del fatto che genere. la politica negli ultimi anni ha gestito in maniera disastrosa Beh, la l'immigrazione, con politica, lo Stato, risultato, no? sì, No, vabbè, no, chi ha gestito il governo, per cui ci sono dei precisi interventi che si potrebbero fare, agire sul Trattato di Dublino 3, imporsi nei confronti dell'Europa, al Pirellone siamo vicino alla stazione Certo. centrale, io ricordo molto bene. In estate c'è una concentrazione incredibile di immigrati, evidentemente clandestini. A un certo punto è successo un giorno che una grande rissa lì in centrale, che fu ripresa anche dai mezzi di informazione. Allora, Ricordo. intervennero allora e ne portarono, ne rimpatriarono, almeno così ci dicono, forse ne portarono solo fuori Milano, più di 100 e la situazione da allora, non dico che è diventata accettabile, ma sicuramente migliore, non si vedono più gli assembramenti. Quindi, allora, è o non è un problema evidentemente di forze dell'ordine che devono intervenire sul territorio per riportare un Va po' bene. di situazione Il vivibile? buon